Due eccellenze straordinarie, bellissime, che bisognerebbe far vedere ogni giorno, cioè lo dico a voi, no, dovete, fate vedere questi bei reparti, poi fate vedere anche le cose che non vanno, quelle le fate vedere abbastanza, diciamo, fate vedere anche le cose che vanno, e quindi belle eccellenze. Ancora più rammarico rispetto alle cose che ho detto, non possiamo perdere 300 milioni di euro l'anno perché non si applica la legge. La legge dice che va applicata in tutti i suoi parametri, invece da 5 anni applicano solo un parametro che favorisce il nord. E questo non è possibile, perché togliamo 70 euro ogni cittadino campano che non può più perdere per una sanità migliore. E quanto ci serve a noi, quanto ci servono a noi fondi per la sanità, per la salute del cittadino, come ovvio anche nella descrizione dei fatti di questi mesi. Quindi è una battaglia giusta che deve essere accompagnata dal consenso dell'opinione pubblica, dall'aiuto e dal sostegno dei mass media campani e del sud, che devono fare ogni giorno. Io ho fatto una provocazione un altro giorno in un dibattito in un importante quotidiano campano, ho detto dovete fare questa come ogni giorno la vostra prima pagina, perché ne vale la pena, perché è una battaglia giusta. Qualcuno può dire ma perché non l'avete fatto prima? Perché fino al 2013 non era possibile farlo, perché il patto per la salute si discute dal 2014, il 2013 è un anno di transizione, non si possono cambiare i parametri, ma è ormai passato. E quindi possiamo solo dal 2014, nei 5 anni precedenti nessuno poteva cambiare nulla perché era un accordo. Questa volta dobbiamo dire che l'accordo non vale, si deve rispettare la legge.